Salve a tutti e benvenuti a 5 domande con Mackinder Review. Oggi col collega Giuseppe andremo a concentrarci su 5 punti focali per quanto riguarda il gruppo Wagner, o la cosiddetta orchestra, uno dei gruppi paramilitari più famosi del momento. Incomincerei immediatamente, Giuseppe, chiedendoti chi è il gruppo Wagner, chi sono? Beh, allora, il gruppo Wagner è questo gruppo creato da Prigozhin, da Eugenij Prigozhin. Secondo me la prima cosa che ci dobbiamo domandare per comprendere il ruolo della Wagner sia nella guerra in Ucraina sia un po' in generale nella società russa è capire chi sia Prigozhin, quindi Certo. fare un rapido excursus relativo alla sua biografia personale. Sì. Di Prigozhin non si sa tantissimo, io ho attinto un po' la blogosfera russa, in particolare al blog di un ex agente dell'FSB, Starkov, se non mi ricordo male il nome, che è un agente appunto fuoriuscito dall'ex KGB e che ci ha fornito delle informazioni abbastanza preziose sulla biografia di Prigozhin. Lui è un po' un dissidente nei confronti di Putin e forse per questo è anche un pochino più attendibile su certe notizie. E su questo blog abbiamo letto come Prigozhin sia sostanzialmente un ragazzo dell'Unione Sovietica. Lui nasce a San Pietroburgo ed ha avuto una prima parte di esistenza decisamente travagliata. Lui perde il padre in tenera età e la madre, quando lui ha all'incirca un'età di 6-7 anni, si risposa con un altro uomo. Questo fatto segnerà buona parte della sua esistenza, perché Prigozhin non accetterà mai la figura del nuovo marito della madre e comincerà ad avere una crescente insofferenza nei confronti della famiglia. Talmente grande è questa insofferenza verso la madre, soprattutto verso il patrigno, da indurre appunto la madre a metterlo in quello che è un vero e proprio collegio. Prigozhin all'età di 7-8 anni viene mandato nella scuola olimpica sportiva della loro Unione Sovietica. Per chi conosce un pochino San Pietroburgo come me, lui viene mandato praticamente all'isola di Vasilivskij, dove ci sono tutte le grandi università prima dell'Unione Sovietica, adesso della Russia, dove ha studiato anche Putin, per intenderci. Qui c'è un primo passaggio fondamentale della vita di Prigozhin, perché lui in questa scuola olimpica apprende qualcosa che gli resterà dentro per tutta la vita, cioè quella che potremmo chiamare una sorta di disciplina interiore. Prigozhin viene educato in questi collegi sportivi molto severi. Di questo periodo possiamo ricordare poi comunque la grande instabilità di Prigozhin, perché Prigozhin viene descritto da tutti i suoi insegnanti come un allievo estremamente dotato, il più dotato della scuola olimpica della loro Unione Sovietica. Lui si cimenta soprattutto nello sci di fondo ed è di gran lunga il migliore di tutti. Il problema è che ci risultano anche alcuni rapporti redatti da psicologi che lui frequenta all'epoca che confermano come comunque lui non abbia mai continuato in quegli anni ad accettare il rapporto con il patrigno e che abbia avuto un rapporto estremamente violento con la madre, che segna la sua infanzia e la sua adolescenza, tant'è vero che poi lui non riesce ad emergere nel campo sportivo perché ha un comportamento estremamente violento alle volte, non riesce a socializzare con i compagni, pur essendo il migliore della sua squadra, gli allenatori non gli consentono mai di partecipare alle gare sportive vere e proprie perché proprio perché lui ha questo problema nel socializzare con gli altri, è un attaccabrighe e quando arriva praticamente all'età di 15 anni comincia ad avere le prime cattive frequentazioni, comincia ad avere cattive frequentazioni, viene pescato a commettere piccoli reati
che rischiano di avere come conseguenza quello di essere buttato fuori dalla scuola olimpica. Nonostante questo, nonostante Prigozhin già abbia imboccato a quell'età una strada sbagliata, i professori non lo buttano fuori dalla scuola olimpica perché lui è veramente un grande talento e in quelle poche occasioni in cui ha l'occasione di esibirsi, di cimentarsi in competizioni amichevoli, risulta sempre di gran lunga il migliore. E quindi c'è sempre la speranza da parte dei suoi docenti di riuscire a recuperarlo e di riuscire a inserirlo, nella squadra olimpica sovietica. Tuttavia questo non avviene. Prigozhin conclude il suo percorso scolastico all'interno della scuola olimpica, non parteciperà mai alle Olimpiadi, ovviamente, e concluderà il suo percorso scolastico con dei voti relativamente bassi rispetto a quelli che erano le sue enormi potenzialità. Una volta conclusa la scuola, Prigozhin ricade negli stessi errori, cioè comincia a frequentare quella che già durante gli anni, fine degli anni 70 era la malavita che stava cominciando ad affacciare nell'Unione Sovietica, comincia ad avere frequentazioni decisamente poco raccomandabili. Comincia soprattutto a commettere furti. Questo come si aggrega praticamente ad una banda specializzata nel compiere furti. Fino a quando, all'età praticamente di 21 anni, quindi parliamo del 1982, Prigozhin, cade in una situazione per lui inaspettata, cioè, per capirci, già all'epoca di, anche oggi a San Pietroburgo e nell'allora Leningrado, la città è la sede dell'ammiragliato e soprattutto ci sono tantissime fabbriche di armi, industrie della tecnologia bellica, ci sono cioè posti estremamente importanti per la sicurezza dello Stato. Prigozhin si ritrova ad essere arrestato in una fabbrica di armi, non sappiamo esattamente quale. E che cosa facesse questo? Comunque lui viene sorpreso dalla polizia sovietica all'interno di una di queste fabbriche e viene arrestato e viene accusato e successivamente condannato con un'accusa pesantissima, cioè quella di attentato alla sicurezza dello Stato. Prigozhin viene condannato a una pena molto pesante, viene condannato a 20 anni di carcere da scontare in un carcere di massima sicurezza, in un carcere speciale dell'allora Unione Sovietica. Anche se non viene condannato a morte, questa condanna è una specie di pena capitale, perché chiunque conosca un po' la Russia, anche l'Unione Sovietica in precedenza, sa che Le prigioni russe non sono non si prigioni di campa a lusso. lungo in un carcere Esatto, russo. esatto. Lui viene spedito in Siberia e qui rimane all'incirca per 7 anni. Dopo 7 anni, non sappiamo bene in base a quali circostanze, c'è una revisione del processo e si conclude in una sorta di proscioglimento per Prigozhin, cioè comunque in una riduzione della pena, perché viene fuori che lui non sapesse che quella era una fabbrica di armi e quindi cade l'imputazione principale al suo carico relativo appunto all'attentato alla sicurezza dello Stato. E quindi c'è questa drastica riduzione di pena che gli consente di lasciare l'istituto penitenziario dove lui resiste sorprendentemente proprio in virtù di quello che dicevamo prima, cioè perché nella scuola olimpica gli è stata insegnata questa grande disciplina interiore che gli consente, sarà questo direi il tratto distintivo di tutta la sua esistenza, questa grande disciplina interiore che gli consente di fare fronte a tutte le grandi avversità che gli capiteranno nella vita. Lui viene scarcerato, una volta scarcerato ovviamente torna a San Pietroburgo e immediatamente riallaccia le vecchie amicizie con la malavita che nel frattempo si è imposta perché lui torna praticamente nel 1989, anno, sappiamo, della caduta del muro di Berlino e poi della successiva disgregazione dell'Unione Sovietica. E il contesto in cui lui si trova a vivere è quello appunto di... Per chi abbia visto com'era San Pietroburgo nei primi anni della Federazione Russa, San Pietroburgo viene conosciuta come la città dei gangster, cioè ci sono sparatori per le strade, c'è una situazione veramente di anarchia politica, sociale, veramente una situazione molto molto pericolosa, ma anche
ricca di opportunità per coloro che abbiano spirito di iniziativa. Gli anni 90 in Russia, infatti, hanno creato poi quelli che conosciamo oggi come gli oligarchi. Questa, ecco, a questo punto direi che possiamo passare a quella che è un po' la seconda domanda, Certo, sì. cioè qual è Qual è il il rapporto rapporto, fra... infatti, tra Yevgeny Prigozhin e Vladimir Putin? Come si sono conosciuti? Sono entrambi di San Pietroburgo, abbiamo capito, però come sono entrati in contatto? Allora, appunto, San Pietroburgo è una città particolare, dilaniata un po' dal caos, dall'anarchia. In questo caos, le varie componenti chiamate a governare la città si incontrano tra di loro. Ci sono incontri fra la malavita, fra la politica, fra i servizi segreti, la mafia e quanto possiamo immaginare. Queste componenti della società russa, della società di San Pietroburgo in particolare, hanno l'esigenza di interloquire fra di loro. E Prigozhin si mette in risalto, capisce questa situazione, questa necessità di dialogo, e lui, grazie a una serie di proventi derivanti da ulteriori attività illecite, acquista un ristorante chiamato all'epoca New Island. Questo ristorante è un'imbarcazione praticamente. Questo ristorante si pone un po' al centro dell'attenzione all'epoca nella società di San Pietroburgo perché viene conosciuto come un luogo negro, cioè un luogo dove i capi di quella città si incontrano e possono parlare al sicuro, possono parlare senza timore di essere intercettati, senza timore di essere ascoltati, senza timore di subire agguati. E questa particolare iniziativa di Prigozhin coglie l'attenzione di Putin, che nel frattempo, come sappiamo, è tornato dalla ex Germania orientale, ha lasciato il KGB, si è inserito nell'amministrazione della città. Comunque lui è insomma il braccio destro del sindaco della città di San Pietroburgo e si accorge immediatamente delle particolari capacità di questo giovane e del suo spirito di iniziativa, e naturalmente Putin, che comunque è un uomo proveniente dai servizi segreti, è direttamente interessato dalla possibilità di avviare un dialogo fra tutte le componenti che allora governavano la Certo. città. E naturalmente lui si accorge delle capacità di Prigozhin e da quel momento si instaura un sodalizio praticamente inossidabile che andrà avanti fino ai giorni nostri. Certo. In particolare direi che è importante menzionare una cosa, cioè Putin e Prigozhin si affermano un po' come i due grandi leader di quell'epoca a San Pietroburgo e riescono a concludere un grandissimo, la possiamo chiamare per quella che è, cioè una speculazione di grandi proporzioni, quella Sì. che è relativa alla cosiddetta laguna di San Pietroburgo, cioè durante il periodo sovietico, alla foce della Neva, c'è appunto una laguna, cioè a tutt'oggi esiste questa laguna, che però cessa di essere tale, perché come sappiamo le lagune hanno bisogno di un continuo ricambio di acqua, cioè proveniente dal mare, che si scambia con quella della foce del fiume. Sì. Loro praticamente chiudono la laguna, quindi impediscono questo ricambio, fanno una speculazione edilizia terrificante, insomma, è una cosa che sarebbe stata impensabile all'epoca dell'Unione Sovietica, e costruiscono con delle società, insomma, al loro nome, costruiscono veramente un grande numero di immobili che secondo alcuni all'epoca sono fra i più costosi del mondo, se non proprio i più costosi del mondo, e accumulano una fortuna pazzesca. Sia Prigozhin sia Putin riescono con questo grande ultimo affare, oltre a quelli insomma già conclusi in precedenza, riescano ad accumulare un grande patrimonio personale. Quindi stiamo parlando già della fine degli anni 90. Questo accade, la speculazione della laguna di San Pietroburgo accade, se non ricordo male, tra il 96 e il 97. Dopodiché in parte le strade dei due si dividono e Putin lascia San Pietroburgo, va a Mosca e viene chiamato alla guida dell'amministrazione presidenziale al Cremlino, e anche Prigozhin lascia pure lui San Pietroburgo e anche lui trasloca a Mosca, e grazie ai suoi contatti ottenuti direttamente o indirettamente tramite Putin,
nei servizi segreti, ottiene, crea una, fonda una società di catering praticamente, che ottiene tutti gli appalti relativi alla ristorazione per i ministeri, per il Cremlino, per tutto un po' l'apparato di sicurezza dello Stato. Da qui nasce, viene coniata poi la successiva famosa espressione di Prigozhin come chef di Putin, anche se lui di ristorazione credo non capisca assolutamente nulla e non se ne sia mai direttamente occupato, però da quel momento in avanti lui diventa lo chef di Putin. Naturalmente anche questo è un grande affare per Prigozhin, il quale mantiene i suoi contatti con Putin, e questi sono anni insomma di ulteriore grande sviluppo economico per Prigozhin, che si consolida come grande uomo d'affari. Lui si presenta alla società russa come un imprenditore privato di grandi capacità, anche se poi in realtà le cose non stanno così, perché Prigozhin è un uomo dei servizi. Da quando conosce Putin diventa un uomo dei servizi segreti, in particolare della GRU, cioè del Direttorato Principale per l'Informazione, con cui instaura un rapporto sempre più stretto. E tutto questo poi ci conduce agli anni più recenti, in particolare arriviamo prima alla guerra in Siria e poi alla guerra nel Donbass. Prigozhin fonda questa compagnia, la Wagner, presentandola come una sua creatura, e in parte è anche vero, sicuramente perché lui profonde grandi sforzi per realizzare e per migliorare questa compagnia. Dobbiamo dire però che la Wagner non può essere ridotta a una semplice creazione di Prigozhin, Assolutamente. perché no, infatti È la una Wagner è creazione titanica, quello, l'apparato che è sì, stato in creato, realtà ovviamente. è quella che potremmo chiamare uno spin-off della GRU. Cioè, se noi ricordiamo quello che è accaduto durante la seconda guerra cecena, questa che poi ci condurrà alla terza domanda, durante la seconda guerra cecena, Putin taglia fuori l'esercito russo e si rivolge alla GRU, in particolar modo si rivolge ai reparti combattenti della GRU, che sono in nuce quello che poi diventerà la Wagner. Sinteticamente ricordiamo quello che accade un po' durante la seconda guerra cecena, cioè la GRU opera molto brillantemente in Cecenia, attira Basajev in una trappola, si rivelerà una trappola mortale. Ricordiamo, Basajev era un estremista e un terrorista, ma È stato soprattutto il era un mercenario. presidente della Repubblica di Ichkeria. Sì, era un mercenario fondamentalmente. Assolutamente. E lui riceve una congrua somma di denaro da questi agenti della GRU che si spacciano per alti ufficiali dell'esercito, e gli viene indicato un corridoio attraverso il quale lui potrà fuggire dalla Cecenia. In questo modo viene attirato in una trappola mortale. Morirà Basajev e moriranno tutti quelli che erano con lui, incluse le sue mogli. Girarono all'epoca dei video veramente truculenti in cui si vedono questi corpi triturati È stata una praticamente. mattanza, la seconda guerra Sì, cecena è stata una vedono mattanza. insomma, questi soldati della GRU che fanno il puzzle con i corpi per metterli insieme per cercare di ricostruire le singole identità delle persone. Di qui nasce l'esigenza di sviluppare sempre di più questo progetto dei reparti combattenti della GRU, soprattutto perché, come detto, Putin taglia completamente fuori l'esercito dalla vicenda della seconda guerra cecena, anche se poi l'esercito, come sappiamo, interverrà poi e farà quello che farà, cioè Beh, i raid aerei sono stati farà un fatti grandissimo, cioè dall'esercito, farà sì. quello che Putin non voleva che facessero, cioè loro circondano la città con il pretesto che dentro Grozny ci sono ancora dei gruppi terroristi, E la circondano la distruggono città, completamente. fanno cadere una pioggia di bombe sulla testa della popolazione civile, succede un macello, quello esattamente che Putin non voleva. E da quel momento si crea direi un vulnus insanabile probabilmente fra l'esercito russo e l'attuale presidente della Russia, Vladimir Putin.
Putin tagliò fuori l'esercito perché si ricordava quello che era accaduto durante la prima guerra cecena, cioè situazioni veramente oscene in cui gli alti ufficiali dell'esercito vendevano informazioni ai terroristi e poi mandavano incontro a morte sicura i propri stessi soldati. Da quel momento in avanti si crea una frattura insanabile fra Putin e i vertici dell'esercito, e lui punta sempre di più sullo sviluppo di questi reparti combattenti. E E io andrei probabilmente direttamente alla terza domanda, quindi. Quindi qual sempre. è il collegamento tra il gruppo Wagner, che comunque è un gruppo paramilitare, e i gruppi paramilitari in Russia sono illegali per legge, e l'esercito russo? Perché dove c'è esercito russo ci sono anche mercenari Wagner, quindi qual è il collegamento tra i due? Come possono funzionare entrambi? Beh, in realtà, come abbiamo visto durante la battaglia di Artyomovsk, le cose funzionano male perché l'esercito russo continua ad essere un po' l'anello debole della verticale del potere di Putin. Ricordiamo che quando inizia la guerra nel Donbass, sui nostri giornali circolarono tantissime azioni relative alla prossima deposizione di Putin. E all'epoca tutti quanti noi pensavamo che fossero un po' delle sciocchezze messe in giro a scopo propagandistico. Ripensando oggi a questa vicenda, viene il sospetto che probabilmente un fondo di verità ci fosse, perché forse i servizi segreti occidentali hanno dei contatti anche importanti all'interno dell'esercito russo, e sogna probabilmente di fare fuori, di sbarazzarsi di una figura come quella di Putin che li ha pesantemente ridimensionati nell'esercizio del potere. Il rapporto fra, quindi tornando alla domanda, il rapporto fra il Ministero della Difesa, fra l'esercito russo e la Wagner è molto complicato perché di fatto a tutt'oggi l'esercito non gode di grande considerazione presso il Cremlino, tutt'altro. Putin ogni volta che ne ha la possibilità taglia fuori questi dell'esercito, sostanzialmente quando c'è da fare qualcosa di importante si rivolge alla GRU, si rivolge alla Wagner, si rivolge ai servizi segreti, chiama tutti tranne questi Non l'esercito. dell'esercito. Praticamente questa situazione, questo rapporto naturalmente ha dei riflessi molto importanti perché praticamente Prigozhin sta assumendo una centralità che non è assolutamente gradita e sta mettendo in grandissimo imbarazzo, in grandissime difficoltà i vertici del Ministero della Difesa. Che è fortemente depotenziato in questi anni. Ricordiamo che, ad esempio, Putin in tutto questo ventennio e passa di potere, non ha mai nominato alla carica di ministro della difesa, un alto ufficiale delle forze armate russe, soprattutto quelli dell'esercito, proprio li ha completamente ignorati. Anche l'attuale ministro della difesa, Shoigu, non è un militare, è uno che il militare non l'ha mai fatto. Prima di fare il ministro della difesa era un grigio burocrate pescato all'interno di quello che è il Ministero delle Situazioni Estreme in Russia, cioè l'equivalente della protezione civile in Italia. In Russia è conosciuto per essere un grandissimo esperto di logistica e soprattutto uno dei personaggi più corrotti della Russia, perché un po' come la protezione civile in Italia, anche in quel ministero in Russia circolano tantissimi soldi. Putin ha sempre voluto questi personaggi di questo tipo al vertice del Dicastero della Difesa, perché lui non vuole un ministro della difesa che si metta a discutere con il presidente della Russia. Questo è sostanzialmente il motivo. E poi perché se le cose dovessero prendere una brutta piega eventualmente in futuro, per Ci Putin potrebbe sarebbe essere un un golpe sì, militare, ma quello è soprattutto per quello. Putin potrebbe essere un gioco da ragazzi sbarazzarsi sia di Shoigu sia Ah, anche dello certo, stesso ovviamente, certo. Gerasimov, sarebbe molto facile poterli muovere Rispetto a un generale dell'esercito, ovviamente, perché sono personaggi molto screditati, in Russia certo. non godono di un grande supporto popolare e quindi Putin si è sempre voluto giocare la carta di poter spendere questi personaggi così un po' parecchio inquinati
come capi dell'esercito russo, anche se questo poi, come abbiamo visto, si riflette sull'efficienza dell'arma militare. E quindi qui passiamo alla quarta domanda. Quindi, Sì. per Per quale motivo la quale motivo, Wagner? infatti, la Wagner è molto più affidabile, molto più efficace rispetto all'esercito russo? L'abbiamo visto a Bakhmut, l'abbiamo Sì. visto nella battaglia di Bakhmut, che è stata L'abbiamo visto proprio anche già in Siria assolutamente. l'esercito russo interviene in Siria e i primi interventi non sono propriamente brillanti, insomma. Per capire il motivo per il quale la Wagner è così efficiente, è semplicemente perché loro sono molto più avanti da un punto di vista tecnologico. Per capirci, fino a non molto tempo fa l'esercito russo nelle comunicazioni adoperava l'analogico, mentre quelli della Wagner usano il digitale. Sappiamo, come è intuibile, l'analogico può essere molto facilmente intercettato. Certo. Abbiamo visto le rivelazioni saltate fuori con il Pentagon Leaks, in cui risulta praticamente che la CIA è a conoscenza di tutte le comunicazioni, di moltissime comunicazioni che avvengono all'interno del Ministero della Difesa russo, tranne probabilmente i dipartimenti e gli uffici più protetti, ma loro intercettano tutto, intercettano tutte le comunicazioni del Ministero della Difesa russo. Questo non vale per la Wagner e non vale un po' per la GRU, non vale Sì, un po' per per i i servizi segreti, segreti. certo. È importante, secondo me, guardare un po' anche i video di combattimento della Wagner. Ci sono dei video che sono impressionanti perché si vedono questi poveracci di ucraini mandati all'attacco dai loro ufficiali. Contro i soldati della Wagner, ed è impressionante vedere perché questi poveracci non riescono neanche ad arrivare alla linea di contatto con i soldati della Wagner, Certo. cioè li ammazzano a 50 metri di distanza. Loro, i soldati della Wagner, neanche li vedono. È veramente un qualcosa di impressionante. Quindi, questo risultato è ottenuto perché? Perché loro hanno delle tecnologie molto avanzate, in particolare hanno questo sistema che si chiama, declinato in inglese, Intelligence, Reconnaissance e Surveillance, si chiama ISR IRL. praticamente. Grazie a questo sistema, che si basa sulle comunicazioni fra droni, appunto comunicazioni digitali, capacità di sorveglianza, loro riescono a intercettare i movimenti del nemico con grande anticipo e si posizionano appunto in punti strategici, riescono ad eliminare le truppe nemiche ancora prima che questi riescano a entrare in contatto con gli stessi soldati della Wagner. Certo. Oltre a questo, non menzionerei poi la composizione stessa della Wagner, perché come sappiamo questo è un argomento un po' più conosciuto, cioè la Wagner è composta anche da tanti ex galeotti, Sì. per dirci, quindi gente molto motivata a combattere, a fare bene, A a ottenere risultati. non tornare in prigione, perché Sì, a non tornare in ricordiamoci. prigione e a ottenere risultati, insomma, sappiamo un po' qual è il contratto che viene fatto firmare a questi personaggi. Firmi un contratto di 6 mesi, se dopo 6 mesi sei ancora vivo, puoi o tornare in libertà e ti sbianchettano insomma, la fedina Sì. penale, oppure puoi firmare un prolungamento del rapporto e continuare a restare all'interno della Wagner. È una grande motivazione, direi, una grande Sì, motivazione sicuramente c'è una grande motivazione, agli stessi membri. c'è una grande capacità di addestramento che proviene sicuramente dai servizi segreti, dalla GRU, qualcosa che è già collaudato dai tempi della Cecenia praticamente, che poi si è ulteriormente sviluppato in Siria e che è arrivato un po' al culmine qui ad Artemovsk, dove abbiamo visto veramente Artemovsk rappresenta un trionfo per la Wagner, perché la città era stata pensata dagli alti comandi della NATO come ad un posto contro il quale i russi si sarebbero dovuti rompere i denti praticamente. Quando loro organizzano la difesa di Artyomovsk, i comandi della NATO pensano che i russi lì arriveranno con l'esercito e faranno le cose classiche che fa l'esercito, cioè ci sarà un grande afflusso di soldati, cosa questa che avrebbe dovuto provocare
un bagno di sangue, quindi provocare tanti morti anche nelle file dei russi, che è un po' quello il grande obiettivo, cioè ammazzare i russi è il grande obiettivo di questa guerra nel Donbass da parte degli angloamericani. E poi pensavano che avrebbero fatto anche le altre cose che fanno questi dell'esercito, cioè avrebbero fatto cadere una pioggia di bombe sulla testa della popolazione civile in stile Grozny, per capirci, sì. E pensavano che i russi avrebbero adoperato l'aviazione. Non succede nessuna di queste condizioni, l'esercito non si presenta, non c'è un grande afflusso di soldati, perché la Wagner è una compagnia numericamente ristretta, insomma, cioè, certo. Se noi pensiamo alle brigate mobilitate dagli ucraini, gli ucraini credo che abbiano perso alla fine di questa battaglia 55.000 uomini, parliamo solo dei morti, sì. E la Wagner credo che abbia 15.000 soldati in tutto, insomma, uomo più uomo meno, 5 volte tanto il caro numero. Questo ci fa capire insomma la capacità di questi soldati. E poi l'aviazione non viene usata assolutamente, non vengono usate le bombe, la popolazione civile che avrebbe dovuto essere uno dei bersagli nelle idee degli americani di questa battaglia, cioè per loro sarebbe stato molto facile se fossero cadute le bombe e dopo avrebbero chiamato i giornalisti e avrebbero detto, certo. Lo vedete quello che fanno i russi? Esattamente. Ammassi di civili, sterminio, strage, e poi vabbè, il resto insomma lo sappiamo. Sì. Le solite operazioni mediatiche, sì, studiate, sì, a tavolino. Non si verifica niente di tutto questo, ecco perché Artyomovsk è un trionfo per la Russia ed è un trionfo per la Wagner, perché con relativamente pochi soldati si fa il tritacarne, vengono ammazzati tantissimi ucraini, soprattutto io credo sono stati fatti fuori i nazionalisti ucraini, quelli di estrema destra, quelli che veramente i russi volevano ammazzare. E l'immagine della Russia anche nella popolazione locale ne esce rafforzata, le perdite sono state relativamente contenute, anche se poi ci sono state sempre queste polemiche fra Prigozhin e Shoigu, sì, relative all'arretramento dei fianchi, anche se poi insomma, questa cosa si è chiarita. C'è anche la polemica di Prigozhin contro il Ministero della Difesa russo, che il Ministero della Difesa russo gli va a dare le armi, gli va a dare le munizioni e hanno diminuito. Mi ricordo un paio di video di Prigozhin con i corpi dei membri... Non si capisce bene adesso perché io personalmente ho il sospetto che questi video di Prigozhin fossero una specie di trappola per gli ucraini. Ok, potrebbe essere. Io reputo questa guerra una guerra molto particolare, perché è la prima guerra dell'era social, quindi qualsiasi video che vediamo va rivisto e studiato. Analizzato 10 volte, quindi sì, potrebbe essere. Pubblica questi video, si lamenta continuamente che non ha le armi, che non ha le munizioni, che non riescono a fare quello che devono fare perché il ministero non li assiste, gli ucraini guardano i video e dicono questi stanno andiamo. O le attacchiamo e tutte le volte è un massacro. Potrebbe essere, sì, sì. C'è anche da dire che in questi video di Prigozhin hanno aumentato tantissimo il benvolere della popolazione russa nei confronti della Wagner. Sì, Prigozhin è un personaggio amatissimo in Russia, veramente amatissimo e stimatissimo. Sì. E poi non sappiamo se lui abbia veramente velleità politiche, perché comunque sì, stiamo parlando di un uomo di 61 anni, io non credo che Putin uscirà di scena tanto presto. No, neanche io lo credo. Teoricamente lui potrebbe rimanere al potere, se non sbaglio, fino al 2034 o 2036. Sì, esattamente, sì. Sì, sì, sì. Non riesco a intravedere grandi prospettive politiche per un uomo di 61 anni. Assolutamente. Questo è, insomma, per sommi capi un po' la vicenda di Artyomovsk. Possiamo fare un po' riferimento anche all'ultima domanda. Sì, cioè, infatti, oltre alla Wagner, ovviamente ci devono essere altre componenti paramilitari in Russia. Mi vengono in mente i grandi oligarchi petroliferi. Sì, assolutamente sì. Allora, diciamo che compagnie ce ne sono un paio, una è la Slavonic Company, uh-huh. Poi l'altra che mi dicevi tu, non mi ricordo. Beh, c'è la Moran Security Group, se non sbaglio. La Moran Security, esatto. Che è operante dal 2000, che è sicuramente, sì, una
compagnia anch'essa molto efficiente. Io farei un'ultima menzione relativamente alla compagnia militare della Gazprom, sì, che è infatti, una compagnia era quello che ricordavo prima, non molto conosciuta, ma che secondo me è molto importante menzionare, che in futuro potrebbe, facciamo questa previsione, potrebbe ricoprire ruoli molto importanti, perché la compagnia della Gazprom è una compagnia fondata esclusivamente da ufficiali, cioè loro prendono solo ex ufficiali di forze armate, ex ufficiali provenienti dall'esercito piuttosto che dall'aeronautica, e quindi parliamo di personale qualificatissimo, altamente, sì, altamente qualificato, che in futuro potrebbe essere utilizzato sempre di più, perché la Russia ha bisogno di queste compagnie militari che sono molto efficienti, molto moderne, tecnologicamente avanzate, meno ristrette a livello burocratico, io direi, anche a fronte di un ministero della difesa che, come hai detto bene giustamente tu, è veramente un carrozzone burocratico, sì, è un poltronificio dove si sistemano un'infinità di persone, ma poi l'efficienza dell'arma militare ne risente, certo, ne risente pesantemente. E comunque sia, dobbiamo anche ricordare che il Ministero della Difesa russo non è l'Armata Rossa. L'Armata Rossa è finita nel 1991 e con un decreto approvato dall'allora presidente Yeltsin, che l'ha distrutta sostanzialmente, l'ha disgregata in tantissimi pezzi, sì. E le capacità attuali delle forze armate russe sicuramente non sono paragonabili a quelle dell'Unione Sovietica. Assolutamente, assolutamente d'accordo. Perché se noi consideriamo all'epoca dell'Armata Rossa, ad esempio, un jet militare aveva 2 revisioni tecniche quotidiane, oggi io leggevo che i jet militari russi hanno una revisione ogni 2 settimane, cioè c'è una disparità di mezzi, di risorse umane, di strumenti tecnici veramente inimmaginabili in rapporto all'epoca dell'Unione Sovietica. Io credo che anche il dismembramento sia stato voluto. Ovviamente Yeltsin non ha agito di sua spontanea volontà, non ci giriamo attorno. Esattamente. Esatto. E questi del Ministero della Difesa, una volta che è finita l'Armata Rossa, che cosa fanno? Instaurano rapporti organici con i servizi segreti occidentali per riciclarsi, certo, per conservare le proprie posizioni di potere, per avere soldi, potere, per avere carriera. Ecco perché secondo me poi Putin fa le scelte che fa, taglia fuori questi dell'esercito, non li coinvolge, e ci sono queste lotte intestine alla Russia, che sono comunque però un retaggio anche dell'Unione Sovietica, se vogliamo, perché anche all'epoca dell'Unione Sovietica il KGB sorvegliava il Comitato Centrale, il Comitato Centrale sorvegliava il presidente dell'Unione Sovietica, il presidente dell'Unione Sovietica sorvegliava il controspionaggio. Sono queste lotte intestine, sono anche un retaggio sovietico, certo, assolutamente sovietico, e che sono presenti anche in Ucraina, sì, se assolutamente. Uno va a guardare quello che succede in Ucraina, le cose non sono molto dissimili, gli schemi sono gli stessi, la testimonianza del fatto che il popolo ucraino, secondo me, è facente comunque sempre parte, almeno la parte quello orientale è sempre fa parte del popolo russo, sono due popoli molto difficilmente distinguibili. Sì. Guardiamo la vicenda di questi terroristi russi, come li hanno chiamati, che hanno attaccato Belgorod in questi ultimi giorni. Loro dicono di essere russi, ma probabilmente hanno il padre russo o la madre russa e l'altro genitore ucraino, quindi questi sono due popoli veramente inscindibili. Poi loro per propaganda hanno creato la divisione, hanno creato questa divisione, sì, che sia partigiani russi, ma esatto. Oddio, lascio un po' il tempo che trovo. Esatto. Questa affermazione. Dal mio punto di vista, la Wagner andrà ad acquisire sempre più potere all'interno dell'apparato russo, credo, anche sì, grazie alla benevolenza del presidente Putin. E quello che vedo, quello che leggo, è che la stessa popolazione russa vorrebbe che l'intera operazione speciale, o guerra, come la vogliamo chiamare, vada nelle mani di Prigozhin. Prigozhin è talmente tanto ben voluto dalla popolazione, che è proprio la popolazione stessa che chiede a lui di prendere in mano le intere redini
della guerra e dell'operazione. C'è un gioco di equilibri, sai, che, di cui Putin deve tenere conto. Sì. Cioè, la popolazione, se potesse, metterebbe Prigozhin a fare il ministro della difesa. Non so Non so più questo in quanto quanto. possa piacere a Esatto, ma Putin. infatti quello è il mio secondo pensiero. Nonostante il gruppo Wagner, l'orchestra, come si vogliono chiamare loro, i musicanti, come si chiamano loro stessi, per quanto loro vogliano diventare un nuovo ministero della difesa russo, secondo me Putin metterà delle barriere proprio, perché non può Sì. dare troppo potere. C'è la necessità sempre di tenere questo equilibrio E fra le tante certo. componenti del potere russo, Certo. e questo è un qualcosa al quale non si sfugge. Anche una Assolutamente. persona estremamente capace come Putin non può sfuggire a uno schema di questo tipo, insomma. Certo. Beh, anche perché dare troppo potere ad una parte poi andrebbe ad intaccare il suo stesso Sì, potere. Quello è poco ma sicuro. e poi andrebbe un po' a contraddire quelle che sono le linee politiche di Putin, che si presenta, insomma. Ormai l'abbiamo visto, lui si presenta nel contesto internazionale come il promotore di questo nuovo regime multilaterale internazionale, come il garante dell'osservanza del diritto internazionale, e avere dei personaggi un po' troppo portati all'estremismo Sì. Esatto. politico non è consono con quella che è la linea politica adesso della Russia. Vediamo, in Russia c'è stato il forum con i paesi africani, sono intervenuti credo 81 paesi, 81, Sì. 85 paesi africani, cioè veramente la Russia si sta proponendo come l'equilibratore di questo nuovo regime multilaterale internazionale, e avere personaggi, io penso anche all'attentato a Daria Dugina, Sì. io lì ho la sensazione che i servizi segreti si siano un po' lavati le mani della sicurezza di questi personaggi, perché Dugin e quella cerchia lì. Fanno parte di quella cerchia di estremisti. Sì, Dugin si è messo a dire delle cose un po' assurde, cioè si è messo a dire per esempio che in Cecenia il governo deve essere affidato a un generale russo, che in Cecenia hanno vinto i russi, devono comandare i russi, Certo. e i ceceni devono stare sotto e devono stare buoni. Beh, Cioè, è una cosa. le stesse visioni ce l'aveva anche il giornalista Tatarsky che è stato ucciso a San Sì, Pietroburgo. Stesse visioni. Tatarsky dice sembra che Putin fosse abbastanza imbufalito con Tatarsky, Sì, perché ha fatto un video dentro i corridoi del dentro, Cremlino, esatto, sì, assolutamente, un video che ha super fatto estremista. Sì. molto arrabbiare Putin. Ma E infatti questi attacchi quindi. terroristici, sì, ok, hanno la componente occidentale, ucraina, qualsiasi componente. Ovviamente c'è anche la volontà del governo di non proteggere Sì, c'è il determinate titolo, persone. ragazzi, voi Esatto. siete voi responsabili di quello che dite. Esatto. Noi ce ne laviamo le mani, insomma. Esatto. A me sembra Assolutamente. quello un po'. Sì, ma infatti a livello di logica e di retorica di Putin, questi due attentati a me non hanno stupito più di tanto. Non credo che fossero. Cioè, io vorrei vedere gli ucraini che provano ad ammazzare Medvedev. Sì, ma infatti Non credo che ce la farebbero. anche Cioè, Shoigu o chi sì, per lui cioè, non quelli che devono esiste. essere protetti sono protetti. Assolutamente, certo. C'è qualcuno che rompe, diciamo così, io Qualcuno questo posso troppo. credere. Qualcuno che si discosta dalle visioni del governo, mettiamola così. Sì, Certo. cioè che è di intralcio a questa linea politica, gli dicono ok, cavatela da solo, e se ti trovi davanti gli ucraini sono affari tuoi, insomma. Mi Assolutamente, certo. sembra che sia questo un po' il messaggio che passa. Anche perché dal mio punto di vista c'è anche il fattore Cina qui. La Cina vuole un mondo in pace perché comunque sta andando ad intaccare i suoi interessi economici. Sì, sicuramente l'interesse è questo di sviluppare la prospettiva dei BRICS, che sta diventando, lo abbiamo visto anche recentemente, il G7 sembra un po' una comica. Rispetto, sì, a quelli che una volta erano riputati una serie B. Sì, no, cioè, fa quasi tenerezza chiamarlo G7, perché se poi andiamo a stringere, tu hai la Francia che è la nona potenza economica mondiale, l'Italia la dodicesima, e il Canada addirittura è la 19ª, la Gran Bretagna è la 7ª, quindi sta lì lì pure lei per uscire. Sì. Gli altri paesi, io non, insomma, Stati Uniti, Germania, non li vedo brillantissimi. L'unico è il Giappone, che però negli ultimi 2 anni sta avendo problemi economici seri, Beh, perché c'ha un debito estero abbastanza elevato il Giappone, quindi sì. No, abbastanza. il debito estero c'è sempre stato. Il problema è che stanno andando in crisi con la bilancia commerciale e con la bilancia delle partite correnti.
soprattutto questo innalzamento dei tassi di interesse sta spiazzando tantissimo la banca centrale giapponese, che per tenere in piedi questo enorme debito ha bisogno di bassi tassi di interesse, perché se i tassi salgono il debito diventa insostenibile. Certo. Un po' come in America adesso, dove devono pagare 928 miliardi di dollari solo per interessi sul debito, cioè è una cifra che nessuno si può permettere. Assolutamente. Spiega cosa sta succedendo. E infatti, come ne abbiamo già parlato, sì, tutto ruota attorno alla finanza globale. Tutto sì, ciò che sì, ci sì, dicono sì. Le ideologie, nazismo, comunismo, qualsiasi tipo di ideologia, no. Dietro a tutto c'è la finanza globale, come abbiamo già detto in vari video. Questo dibattito che c'è al congresso sull'innalzamento del debito, insomma, anche questo è figlio di questa situazione. Assolutamente. Vedremo che succederà, ma mi sembra che i repubblicani non abbiano tanta voglia di fare altri debiti, e forse hanno ragione a farlo. Beh. Sarebbe anche una cosa positiva, perché forse con questa guerra la facciamo finita. Speriamo. Sì, speriamo. Beh, io coglierei l'occasione. Chiudiamo il video, ringraziamo tutti quelli che lo vedranno, aspettiamo i vostri commenti, come sempre, come lo ripeto sempre. Se avete altre idee di format, se avete idee di temi, e se volete che discutiamo di qualcos'altro, se volete essere informati, qualsiasi cosa, scriveteci nei commenti, like, condividete e grazie ancora. Grazie, arrivederci. Buonasera.